Bandi nell'altro campo prova, e abbiamo Antonio Alfonso con Unforgettable che adesso cominciano a fare i primi salti di riscaldamento con Henk Noren. That still jammed the plank, Alfonso. Okay. Bene. Okay. Molto bene Antonio, alziamo un po' la tavola marrone. Simone, you come again over the make a right turn over the plank. Cos'è grigio tavola? The gray and then the plank. Gray, the plank, the... Ok, Simone ora parte sul verticale grigio, torna indietro a mano destra sulla tavola, andrà sull'oxer rustico per poi girare a destra sul verticale centrale nero e bianco e l'oxer verde. E poi torna. Bene. Ça c'est quoi comme origine? Concorde? There, okay. Okay. So, up with the oxer, three up and wide. Alziamo l'oxer rustico dei tre buchi, lo allarghiamo. Okay, let's just jump one
boxer, and then we can go around already. One time. Up. Simona, just jump once the boxer. Allora, adesso faranno una volta singolarmente solo l'ox rustico, entrambi. I think that's fine. Now do we start there? One, two. Molto bene, cominciamo col primo percorso. Three, four. Six. Six, seven, eight. Much. Okay, let's come in the right camera, we jump the plank. Outside line, four, a little bit going, three, normal. The double, the vertical. Archer. From the archer, you come to this one. And then you look at the outside line. Allora, il primo percorso sarà da mano destra la tavola marrone, per continuare a mano sinistra sulla linea sul lato lungo azzurra, quattro tempi leggermente continuando dal verticale all'oxer, poi tre tempi regolari per il verticale azzurro, poi la gabbia di tavole sul verticale azzurro ancora, l'oxer verde inspezzata il verticale nero bianco per finire sulla linea sull'altro lato lungo della doppia gabbia verticale oxer verticale, quattro tempi sull'oxer verde, un po' corti. Yeah, no? Molto bene. Yeah, yeah. Demande à lui où il a aussi fait, if he was on the show this weekend, yes or not? Simone? Yeah, the horse. Simone Cannavaro era in gara l'ultimo weekend? Yes, sì. Oh, trot. Un po' di trotto e basta. Thank you.
tell him that I think he is improving a lot from the first time that we worked and now, because there it was the whole time, you know, the shoulder forward, and now he's much more in contact with his body and the leg and the hand together. I really like. Allora, un complimento ad Antonio, che dalla prima volta, dal primo stage a oggi, Hank, vede un grande miglioramento nel tuo contatto, nella tua posizione sul cavallo. Sei molto più insieme al tuo cavallo e è molto più corretto ed è molto meglio così. E non lasci più la mano all'ultimo momento di scatto. Would like to do this. Emilio, est-ce qu'on va monter une fois le vertical? Perhaps the goal is we'll go with him, we'll jump. Est-ce qu'on peut faire le grid? Antonio, tu fais, you jump the brown oxen, this one, little bit, no, you can do five direct strides now, five, then you'll jump the vertical, and the vertical to double vertical, six, a little following, that's more difficult, you have to follow and then still here, bring it all together. He follows only. If your seat, otherwise with your leg the contact. Allora, altri salti per Antonio, a mano sinistra l'oxer verso la pista, mano destra sulla diagonale, il verticale nero-bianco, 5 tempi scorrendo sull'oxer verde, poi a mano sinistra il verticale azzurro verso la gabbia di tavole, che sono 6 tempi scorrendo. Hank vuole che Antonio faccia scorrere il suo cavallo muovendo poco il corpo per poi rilevare il corpo verso la gabbia. Le mani con le gambe vicine, con il suo assetto, e che non lasci le mani. Che rimanga molto vicino col suo assetto al suo cavallo e che non lo molli con le mani velocemente davanti al salto. Perfetto. Perfetto. Molto bene così. Anche per te trotto in distensione. Possiamo chiedere un commento a Simone per la gente che ci segue in streaming, per gli istruttori che stanno facendo il loro aggiornamento qui seguendo voi che fate lo stage con Hank. Posso avvicinarmi, bravo? No, posso dire solo che fa piacere lavorare con un professionista così, che insomma delle piccole cose sono molto importanti per noi. Persone così ci possono spiegare ed aiutarci a migliorare. Grazie Simone, in bocca al lupo. Posso avvicinarmi, Antonio? Posso avvicinarmi, darti il microfono e matto?
Allora Antonio Henk faceva notare il miglioramento dal primo stage a ieri e oggi, magari qualche tuo commento su questo cambiamento che hai fatto e come te lo senti tu? Bene, no, sono molto contento perché siamo tutti noi, penso, onorati di poter lavorare con un tecnico come Henk e speriamo di apprendere il più possibile da lui i consigli che ci dà e naturalmente sì, è vero. Io ho sempre avuto questo difetto di essere un pochino, diciamo, tra virgolette, abbandonare un po' il contatto davanti al salto, anche me l'ha fatto notare e mi sto impegnando molto, insomma, spero di riuscirci. Grazie. Grazie mille anche a te.